Parliamo di intarsi, parliamo di qual è un elemento del protocollo che può fare una grandissima differenza. Quando noi andiamo a realizzare un intarsio, che sia un intarsio su dente singolo, che sia un intarsio o che siano più intarsi su un sestante, quindi su denti multipli, generalmente c'è un aspetto che può veramente darci tantissimo in termini di ottimizzazione del processo di cementazione, ottimizzazione della precisione e del sigillo che andiamo a generare. Questo passaggio fondamentale che nel protocollo ad aesthetics noi andiamo a replicare due volte, una volta prima di mettere la diga e una volta a diga posizionata, è proprio la prova, il try-in dell'intarsio stesso. Perché le quattro caratteristiche, o meglio le due più due? Perché ci sono due caratteristiche che secondo il nostro protocollo sono assolutamente fondamentali, ok? Queste due caratteristiche fondamentali sono proprio il fatto di andare a visualizzare l'intarsio, andare a vedere come chiudono i margini sul modello, poi in questo caso se hai realizzato con flusso digitale puro il tuo manufatto non avrai questa possibilità, a meno che tu non abbia anche il modello da stampa 3D. Se invece hai appunto un modello o arrivato da flusso digitale o con flusso tradizionale analogico, potrai vedere come l'intarsio chiude sui margini e potrai verificare le aree di contatto come chiudono. A questo punto trasferirai il tuo intarsio prima senza diga, dopo che avrai igienizzato, e andrai a verificare in quest'ordine le zone di chiusura dei margini che combacino così come le avevi sul modello e le aree di contatto. Questi sono i veri due goal che devi ricercare quando fai una prova dell'area, una prova dell'intarsio: margini e area di contatto. Bene, ci sono altre due caratteristiche che io le ho considerate come 2 più 2 perché queste altre due caratteristiche generalmente non ti consiglio di andare a ricercarle. Queste due caratteristiche aggiuntive sono l'integrazione estetica e il matching occlusale, cioè come va in occlusione e che tipo di eventuale adeguatezza occlusale abbiamo o eventuali ipercontatti. Questi due non te li consiglio perché più restauro può essere traslucente e più senza un mezzo intermedio, più senza una cementazione adesiva può darti dei falsi a livello estetico. Quindi generalmente potrai vedere il tuo intarsio che non matcha, molto spesso sembra più un alto valore e qui dipende anche molto dalla traslucenza del manufatto che hai, e quindi diciamo che affidare totalmente il giudizio del restauro estetico a questa prova non è consigliabile. Se hai un restauro tipo Wienerley che invece deve avere una forte integrazione estetica, allora è meglio utilizzare una strategia, come abbiamo visto in un precedente short video, di prova con paste di prova o con materiali interposti come ad esempio glicerina, perché possano simulare meglio appunto quello che sarà il risultato in termini di integrazione del colore finale. L'occlusione perché non ti consiglio di provarla? Perché dipende dal manufatto, da quanto è spesso. Prima della cementazione il nostro manufatto è estremamente fragile, quindi ostinarsi a voler fare una prova occlusale di un manufatto che probabilmente potrebbe avere micro spostamenti soprattutto su una preparazione non particolarmente ritentiva e avere spessori molto ridotti, in quel momento è molto fragile, quindi rischi dei crack, rischi delle fratture minime o addirittura importanti sul manufatto in modo gratuito. Quindi se hai un po' di skill, se hai un po' di matching col tuo odontotecnico, è molto meglio delegare al controllo occlusale dopo cementazione. Ovviamente di queste due caratteristiche aggiuntive, una volta che siamo sotto diga, la prova occlusale è fuori concorso, non si può fare e anche la prova estetica diventa poco attendibile perché comunque hai già una disidratazione del dente. Le prime due invece, quelle importanti, quelle fondamentali nel train, cioè la chiusura marginale e l'adeguatezza della riproduzione dell'area di contatto, assolutamente sotto diga sono fondamentali, perché
per un posizionamento della diga, per una trazione di un uncino, per un'interferenza dell'uncino, potresti non avere un alloggiamento corretto del tuo manufatto e non accorgertene fino a quando non arrivi proprio alla fase di cementazione. A quel punto diventa tutto molto più laborioso, diventa tutto molto più difficile da gestire. Ok? Quindi ricordati le prime due caratteristiche, fitting marginale e area di contatto, adeguatezza dell'area di contatto, sono in assoluto i cardini del train degli intarsi, prima della diga e poi sotto diga. Bene, mi auguro che questa condivisione ti sia stata utile, ti abbia posto delle riflessioni, ti abbia magari chiarito qualche piccolo dubbio che potevi avere in restaurativa, in diretta, nel caso specifico parlando di intarsi e adesivi. Se appunto questo video ti è stato utile, condividilo con i tuoi amici e seguici e seguimi per i prossimi contenuti online. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!